Al via questa mattina all'ITS Bruno di Grotta Minarda gli esami finali per gli alunni del quinto corso. Saranno 3 giorni impegnativi per i ragazzi che si cimenteranno in altrettante prove. Toccherà la commissione presieduta dall'ingegnere Guido Guizzi dell'Università Federico II di Napoli valutare quanto fatto in questi 2 anni. Avremo una prova scritta, che è di oggi, che è un test a risposta multipla. Una prova teorico-pratica, che è la più complessa delle 3 prove, perché è una prova tra l'altro da 5 ore, quindi dove i ragazzi si devono confrontare con un esercizio appunto pratico, dove devono applicare tutta la teoria che hanno imparato, oltre che dei quesiti a risposta aperta. E poi abbiamo l'ultima prova, che è una prova orale, nella quale loro presenteranno la loro tesina, un loro project work che hanno sviluppato nell'ambito dei 2 anni del percorso formativo, e così si chiuderanno, diciamo, le 3 prove. Intanto l'ITS e quello ufitano in particolare si confermano una scommessa vinta. Diciamo che in generale il mondo degli ITS ha dato un'ottima prova. Io ho fatto presidenze in diversi ITS in tutta Italia ed è un meccanismo che funziona bene. Devo dire che questo di Grotta, almeno a primo acchito, oggi abbiamo fatto la prima riunione preliminare, eccetera, mi sembra sicuramente molto ben organizzato e diciamo ci sono anche aspettative importanti, visto che, vedendo un po' i voti di provenienza del percorso formativo che hanno svolto, insomma, vedremo, speriamo che oggi ci sia un ottimo risultato e che confermi le aspettative. Dal suo punto di vista, quale può essere la marcia in più dell'ITS in generale? Ma vedete, l'ITS, quello che ho notato negli ultimi anni, ha dato a 2 elementi positivi. Il primo è quello di essere un livello intermedio appunto tra il diploma e l'università, e quindi tanti ragazzi che magari o si diplomano e non sanno cosa fare, oppure in qualche modo iniziano un percorso di studi di laurea, magari triennale, però non riescono a ingranare, eccetera, trovano invece uno sbocco negli ITS che gli consente di avere una competenza teorica, seppur limitata, però mescolata a una forte componente pratica. Siamo arrivati anche a questo traguardo, quindi 19 ragazzi del quinto corso si diplomeranno in questi giorni. Ci saranno 3 giornate molto intense, una prima giornata con dei quiz, una seconda giornata con lo svolgimento di un progetto di automazione e di produzione, e poi ci sarà la prova finale con la discussione del project work. Ingegnere, l'ITS è partito ormai diversi anni fa, 5 anni fa, a distanza di questi anni, insomma, lei che cosa pensa? È stata una scommessa vinta? Sì, i risultati che abbiamo fino ad oggi sono sicuramente molto molto soddisfacenti. Non per niente il 95% dei nostri allievi e dei nostri diplomati ha avuto una collocazione nell'ambito industriale, con soddisfazione appunto dei ragazzi ma anche delle aziende presso le quali stanno lavorando. Quindi, per quanto ci riguarda, è sicuramente positivo. Adesso stiamo andando avanti con altri 2 corsi, che uno si sta svolgendo a Salerno e si completerà a novembre-dicembre di quest'anno, e un altro si chiuderà nel 2024. Però ci sono anche novità per l'Istituto Bruno? Sì, ci sono delle belle novità, in quanto ci sono stati assegnati dei fondi che provengono dal PNRR per quanto riguarda le attrezzature di laboratorio. Quindi possiamo investire nei prossimi 2 anni delle cifre consistenti per attrezzarci come si deve con tutto ciò che serve per la formazione dei ragazzi. Per cui è sicuramente una cosa molto molto importante e che ci soddisfa. Come pure siamo stati beneficiati di altri fondi per quanto riguarda il potenziamento dell'offerta formativa. Infatti pensiamo che nel corso del 2024-2025 faremo molti corsi sia su zona Grotta Minarda, Salerno e Benevento. Questo perché va in sintonia con i fondi del laboratorio, in quanto sono dei presupposti. Noi dobbiamo fare più corsi, il Ministero ci dà più soldi per poter raddoppiare il numero degli allievi e quindi il numero dei diplomati.